Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati a questa nuova live sulla fanpage geradopaterna.com. Spero che le cose procedano bene. Oramai vi sento scalpitare, insomma, in vista del 4 maggio. Speriamo di poter riaprire in fretta e poter, insomma, ricostruire quantomeno una parvenza di normalità. Ma cos'è successo durante queste settimane? Come hanno reagito gli agenti immobiliari al lockdown? Qualcuno è riuscito a fare attività? E come la tecnologia, il digitale, ma anche l'iniziativa del singolo, insomma, hanno contribuito a rendere quantomeno produttiva per quanto possibile questa pausa forzata. Ne parleremo oggi con tre ospiti che sono amici, ma rappresentano tre aziende che da sempre sono molto molto vicine all'agente immobiliare. Allora, io parto in ordine casuale, ecco, a presentarvi gli ospiti. Patrick Albertengo, ecco, di Reopla Buongiorno, Agent Pricing. Ciao, ciao, ben arrivato. buongiorno a tutti. Poi abbiamo Edoardo Ridichesu di Realistico. Eccolo, ben arrivato. Ciao, ciao a tutti, ciao Gerardo, Benissimo. bentrovati. Ultimo, ma non meno importante, eccolo qui, Angelo Semerano di Gestim. Ciao, Buongiorno a Angelo. tutti, buongiorno. Ciao, ciao, come stai, Angelo? È un po' che non ci Bene, sentiamo bene. È qui, eh? un po' che manco un po' dalle scene, anche se nell'ultimo periodo, diciamo, ho avuto un'agenda ricca di impegni di webinar online, quindi sono ritornato un po' sull'onda come stavo sempre, insomma, mi sono Ah, insinuato. bene, ottimo, ottimo. Allora, cominciamo a salutare un po' di persone prima di partire con le domande. Allora, Giacomo Piergentini, ciao, Mirko Tagliavia, Marco Corradini, Rossella Galluzzo, Stefania Rossini Longo, lei da Genova, grazie, ciao Stefania. Enrico Follo, ciao, ciao Enrico anche a te. E insomma, adesso via via continueranno a collegarsi e insomma, partiamo con la nostra chiacchierata. Allora, per la vostra esperienza, come hanno affrontato il lockdown gli agenti immobiliari? Allora, chi è il primo candidato? Chi parte? Magari Angelo, dai, che ho presentato per ultimo, lo facciamo Ok, partire per primo. ma guarda, io, voi lo sapete, sono sempre molto positivo, quindi io guardo sempre le parti belle delle cose, anche che mi circondano, direttamente e indirettamente. Devo dire che comunque dopo una prima timida fase di incertezza, che chiaramente è stata un po' addosso a tutti noi, comunque gli agenti immobiliari si sono messi subito in pista, perché comunque non si sono messi lì, diciamo, a crogiolarsi nel proprio dolore, oddio, che faremo, che cosa non faremo. Si sono attivati subito, chi più chi meno, chiaramente, nel mettersi in moto per supportare i clienti, per supportare i colleghi con iniziative e quant'altro. Ho visto tanta voglia appunto di ripartire, ma prepararsi per la ripartenza soprattutto. Ok, qui c'è Mirko Tagliavia che dice 4 maggio New Independence Day. Speriamo, speriamo che insomma, positivo, non ci aspettiamo l'UFO, insomma, che arriva e fa una strage, dai. E invece, Edoardo, tu insomma, i tuoi clienti come hanno vissuto questa situazione? Allora, intanto mi collego a quello che ha detto Angelo, perché anch'io sono veramente felice di aver visto una risposta, come dire, non ho visto nessuno arrendersi per davvero. Sì, per carità, sui social magari abbiamo visto qualche sfogo, qualcuno un pochino che magari si è lasciato andare a qualche commento, però se devo fare una media, almeno di quelli che ho sentito io personalmente o che abbiamo sentito noi come Realistico, devo essere sincero, ho visto un sacco di gente rimboccarsi le maniche, un sacco di gente partecipare a una miriade di sessioni di formazione, un sacco di gente mettersi in gioco nel magari organizzare l'operatività poi per la ripartenza. Tutti quasi da subito, devo essere sincero, quasi da subito, consapevoli del fatto che dopo la ripartenza ci sarà, che per la ripartenza ci sarà da adattare tantissimi processi interni, tantissime abitudini operative che avevano. Devo essere sincero, noi abbiamo visto, se posso, anche il confronto Italia-Spagna. Sapete che noi operiamo anche in Spagna. In Spagna, un po' per il lockdown molto più improvviso, là abbiamo visto gli agenti immobiliari fermare ogni operazione in modo molto più repentino e quindi avere un po' più di sconforto e frustrazione. Qui ho visto un buono spirito, in Italia ho visto veramente un buono spirito di adattamento, mi ha fatto molto piacere.
Beh, però dai, la prima settimana secondo me un po' di panico c'è stato. Adesso Sì, guardiamo la situazione, no, non lo scuso. c'è stato un po' Non lo di scuso. panico, io insomma, ho avuto anche un po' di informazioni anche insomma, da alcune aziende. La prima preoccupazione erano i tagli da fare, no? Voglio dire, per tenere in piedi il budget, no? E quindi Assolutamente. magari poi andavano a tagliare la tecnologia, paradossalmente, no? Però, voglio dire, Che visti proprio. che era l'ultima, no? Dai. Sai quella vignetta di segare il ramo dell'albero su cui Con si è te seduti? sopra, è Esatto, certo, è esatto. esattamente la rappresentazione perfetta, secondo me, è proprio quella. Esatto. Patrick, tu cosa No, racconti? concordo con quanto dici tu, Gerardo, nel senso che sì, c'è stato un attimino nella quale l'incertezza ha fatto sì che qualcuno non si stesse muovendo molto, quindi c'era un attimino il dubbio su che cosa fare. Dopodiché, Sì. invece, cambio radicale, ho partecipato a molte dirette e credo che tutti siano d'accordo, non si sono mai visti numeri simili nella partecipazione da parte degli agenti immobiliari. Quindi formazione che è stata erogata a valanghe in questo periodo, ma che è stata a sua volta seguita perché ho fatto dirette con anche 600-700 agenti immobiliari, che noi sappiamo che fare un evento con 300 è molto difficile, e invece no, partecipazione sulla formazione e noi ne parlavamo poco fa prima di iniziare la diretta, stiamo vedendo che nonostante sia stata una piccola fase di incertezza iniziale, ora le agenzie stanno tornando a essere operative, in alcuni casi, su alcuni fronti, anche più di quanto lo fossero prima. Quindi, Sì. positive e propositive. Probabilmente la notizia del 4 maggio sta dando un po' di fiducia a tutti. Sì, diciamo che insomma, speriamo che poi al di là del 4 maggio, che significa riapertura forse, ma bisogna vedere poi in che condizioni si troveranno poi a lavorare insomma, questi agenti anche Sono nelle agenzie, d'accordo, perché non sarà certo. una cosa facile. Allora, tutti voi avete parlato proprio di live, di formazione digitale, eccetera, eccetera. Io stamattina ho moderato una live nella pagina della società di formazione Make Money Organization, quella di Tiziano Benvenuti, e il post che lo annunciava era: allora preparatevi insomma a ricominciare a pagarla questa formazione, ecco, perché adesso insomma tutte le aziende hanno dato l'impossibile, la buffata digitale è stata importante, come testimoniate anche voi. La domanda che volevo farvi è: secondo voi cosa resterà poi alla fine di acquisito nel quotidiano degli agenti immobiliari, poi al netto di tutta la solidarietà digitale che ci può essere stata, anche poi da parte vostra, per l'amore Chi comincia? di Dio. Ma chi ha coraggio? No, parla tu, Edoardo, che ultimamente stai conquistando le pagine dei giornali. Per cui sei l'uomo del momento, dai. Vabbè, il mio pensiero è che noi, allora, nei primi giorni veramente abbiamo visto obiettivamente non so come dire, un riconoscimento anche verso i clienti che avevano creduto in noi per primi, diciamo così, in tempi non sospetti, ben lontani dal coronavirus, quelli che magari erano nostri clienti già da 3 anni e mezzo. Obiettivamente trovarsi con in mano una soluzione che gli dava un piccolo vantaggio, no? In una situazione estrema come quella del lockdown. E loro stessi hanno detto ai loro colleghi: ragazzi, ma perché non vi siete dotati prima di tecnologie, di soluzioni? Non per forza quella erogata da Realistico, ovviamente ci sono anche le soluzioni dei competitor, però si vedeva evidentemente un vantaggio, un differenziale di vantaggio tra quelli che avevano investito, diciamo così, in questo tipo di soluzioni rispetto a quelli che magari erano un po' più restii, erano un po' più legati alle vecchie modalità. Con l'allentarsi, diciamo così, delle restrizioni, vedremo, siamo noi come azienda, ovviamente siamo molto curiosi di capire se questa dimostrazione, molti l'hanno chiamata forzatura digitale, no? Come quella che è venuta nella scuola, che in 3 ore ha fatto il salto che non ha fatto in 3 anni. Vedremo se questa forzatura digitale diventerà parte integrante dell'operatività. Noi siamo convinti, noi come azienda, anche dallo studio che abbiamo fatto noi, cercando di capire un po' quale potesse essere lo scenario, che nei prossimi 3-6 mesi, diciamo così, le restrizioni si allenteranno, ma non andranno via del tutto. E quindi rimarremo ancora in una condizione un po' di passaggio in cui la tecnologia potrà dare concreto supporto. Poi, ovviamente, come tutti ci auguriamo, si tornerà più o meno a essere nella condizione precedente. Bisogna capire bene quando questo avverrà,
E per allora ci aspettiamo, ci auguriamo tutti che quegli efficientamenti dell'agenzia, magari supportati dalla tecnologia che si sono presi in questi mesi, rimangano e diventino parte integrante dell'operatività. Qualcuno che tornerà a lavorare esattamente come prima, probabilmente ci sarà. Noi ci auguriamo che però la categoria, il passo, diciamo, questo salto, questo balzo in avanti, lo faccia perché ne beneficiano poi le persone alla fine che cercano casa, perché sono poi loro che devono avere il beneficio, che adesso prima era solo operatività, adesso è anche sicurezza, quindi acquisisce maggiore valore. Condivido in pieno. Angelo, secondo te cosa resterà alla fine, insomma, di questa abbuffata di bit? Ma guarda, io concordo pienamente con Edoardo, anche perché ti dirò, nonostante tutto e nonostante tutti, gli agenti immobiliari non hanno avuto, diciamo, un impatto grave al cambio di operatività, perché erano già abituati a utilizzare tutta una serie di sistemi in cloud, quindi semplicemente spostarsi dall'ufficio alla casa, accedere il computer, il portatile, quello che è digitale, l'indirizzo del proprio gestionario, oppure andare sull'interfaccia di Agent Pricing piuttosto che utilizzare l'app di Realistico, appunto. Promuovere i contenuti online è una cosa che già facevano in ufficio e l'hanno continuata a fare a casa. Differentemente invece quella che la clientela consumer, che praticamente si è trovata di punto in bianco inondata di tecnologia che già era a disposizione, ma che veniva snobbata perché comunque il rapporto umano era preferibile, chiaramente. Basti pensare alle zie, alle nonne, no? Che ancora adesso, in questo momento, magari quante saranno collegate su WhatsApp in videochiamata per vedere i nipoti, oppure magari, come si diceva prima, le scuole stanno usando tantissimo Zoom. Io, avendo un bambino di 8 anni, stamattina ha fatto lezione con la maestra e compagno, utilizza Zoom, cosa che prima magari non che non sia tecnologico mio figlio, perché anzi, veramente, secondo me è più tecnologico di tutti noi, però da un certo punto di vista oggi gli diventa naturale a un bambino, diventa naturale a persone anche un po' attempate, quindi sarà naturale che questa tecnologia rimanga, perché è entrata ormai nella zona di comfort. Da un certo punto di vista è un po' come la telefonata, tutti siamo abituati a farla. Nel momento che tutti siamo abituati a fare una videoconference, una chiamata video, eccetera, sarà tranquillamente naturale farla. Quindi, se gli agenti immobiliari cogliessero, diciamo, questo vantaggio anche per la prequalificazione del cliente, ma anche per migliorare quella che è la customer experience, ovvero mi telefonano o devo chiamare il cliente per fissare appuntamento, invece di telefonare, posso magari provare a far partire già la videochiamata e so che dall'altra parte ormai ci sarà una persona più ricettiva e meno restia a farla, e quindi si va a creare anche semplicemente una conversazione che prima era meramente telefonica a livello di voce, anche un contatto visivo che può giovare per quello che è il processo dell'empatia, ok? Quindi sicuramente può aiutare questo aspetto, insomma. Certo, ma infatti guarda, parlando della scuola, per esempio, la preoccupazione non è tanto per i figli, per i giovani, quanto per gli insegnanti. Non so qual è stata la tua esperienza. Noi, a parte un paio, due o tre casi virtuosi, abbiamo insegnanti che si sono palesati l'altro ieri, voglio dire, cioè sono spariti Sì, per un mese e mezzo, sì, sì. hanno fatto vacanze e adesso sono arrivati, no? Quindi credo che sia proprio un problema anche lì di proprio digitalizzazione, Il problema è cioè il che quello digital che posso. divide, voglio dire, insomma, ancora Quello che vedo presente. io sulla mia pelle direttamente è questo, che sono stati abbandonati, come purtroppo avviene nel nostro paese, gli insegnanti sono stati abbandonati a loro stessi per la serie A, arrangiatevi, ci serve la licenza di quell'applicativo, non ve la compriamo, stiamo parlando di poche decine di euro, utilizzano le piattaforme che hanno scelto loro, che hanno reputato tra virgolette più facili, non hanno avuto un supporto da parte di nessuno, quando invece il supporto banalmente con una teleassistenza collegandosi al PC dell'insegnante la si poteva dare. Perciò tanto di cappello veramente comunque gli insegnanti che stanno facendo salti mortali e miracoli, perché comunque non è facile per chi non ha mai fatto organizzare una classe e tenere dei bambini, soprattutto delle elementari, perché finché hai le No, lì è più medie, le difficile, superiori, è più difficile, ma le sì, elementari assolutamente. tenerli davanti allo Sì, schermo, quello è giura. difficile, no, indubbiamente. Patrick, secondo te, allora, cosa resta sul fondo? Io con il tuo permesso, Gerardo, ho letto un commento di un utente che credo che raccolga abbastanza bene quello che può restare. C'è Marco Corradini che Sì, dice che certo. il digitale aiuta a lavorare meglio e aiuta a vivere con più qualità, avendo più tempo per noi stessi. Io credo che questo periodo in cui siamo rimasti a casa forzatamente per quanto riguarda gli agenti immobiliari, abbiamo avuto modo di scoprire che esiste un intero ecosistema pro agenzia immobiliare. Spesso si parla di PropTech, parlando di
disintermediazione e quant'altro, c'è stato un sacco di tempo per gli agenti immobiliari per scoprire che esiste un ecosistema pro agenzia immobiliare. Con tutta calma hanno potuto studiarsi quali sono le soluzioni che probabilmente vanno a loro vantaggio, e quindi trovo che ci sia un mercato per quanto riguarda le aziende come la nostra, e quindi poi viceversa di quello che possono recepire gli agenti immobiliari, che sarà estremamente più maturo e che ha capito che la tecnologia può essere veramente un valido aiuto per migliorare la qualità del proprio lavoro e, perché no, la parte che mi piace più del commento, avere più tempo per loro. Quindi è interessante, trovo che quel commento racchiude un po' tutto. Indubbiamente, sono d'accordo, Marco Corradini è sicuramente un esempio in questo. Ecco, volevo salutare anche Marco Caponi, che è appena entrato anche lui. Ciao Marco, ben arrivato. Mirko Tagliavia dice: le PropTech hanno perso. Allora, aspetta, aspetta, questo è interessante. Le PropTech hanno perso. Se per PropTech intendi le agenzie immobiliari digitali o ibride, su questo secondo me dobbiamo fare un ragionamento. Anzi, volevo scrivere un pezzo nel blog su questo tema, perché se parliamo delle agenzie immobiliari ibride o completamente digitali, credo che si ritroveranno una concorrenza di ritorno. Nel senso che se fino a dicembre, no, gli agenti immobiliari tradizionali, voglio dire, urlavano addosso, no, a queste agenzie digitali, oggi probabilmente obbligati a loro volta a diventare digitali, probabilmente, insomma, non sarà più così innovativo il PropTech legato a quel segmento specifico. Qui è chiaro che ci saranno iniziative invece che, insomma, tipo quelle che abbiamo qua adesso, da Gestim a Reopla, a Realistico, che sono parti, attori principali del PropTech, che potranno soltanto goderne. Quindi da questo punto di vista il PropTech, secondo me, avrà soltanto la possibilità di crescere e di continuare a raccogliere investimenti interessanti. Il 2020, secondo me, è un anno veramente magico, se si sa accogliere. Per le agenzie digitali, invece, insomma, secondo me si ritroveranno qualche concorrente in più. Voi cosa ne dite? Ospiti graditi? Assolutamente d'accordo, soprattutto c'è stato proprio l'accenno su, sempre nei commenti di Mirko Tagliavia, che diceva appunto che l'algoritmo non può sostituire il professionista e quant'altro, tema super dibattuto. E sì, trovo che la tecnologia che adesso hanno forse abbracciato di più gli agenti immobiliari sarà proprio il tema sulla quale queste famose PropTech cattive dovranno di nuovo differenziarsi, perché gli strumenti che loro avevano adottato forse perfino prima delle agenzie tradizionali, nonostante già ci fossero anche per loro, ora invece sono stati abbracciati in maniera massiva da tutti gli agenti, quindi un bel po' di Certo, concorrenza in più. sì, indubbiamente. No, a questo punto si aprirà, diciamo, la concorrenza resterà lato prezzo, ma spero che sia una concorrenza che non venga, che non ci siamo giocati, Angelo, e vabbè, arriverà. E spero non sia, insomma, una concorrenza che gli altri agenti immobiliari vogliano intraprendere, cioè quella del prezzo. Quindi costa poco, vendi con noi che ti costa 2 lire, quando invece proprio il venditore è quello che sostengo da sempre in grado di recepire veramente la qualità della consulenza fornita, più che l'acquirente, che in qualche modo eredita l'agente immobiliare. Ecco, non, al momento ancora non lo sceglie se non in casi rari. Stiamo recuperando Angelo, che sta ritornando tra di noi. Eccolo Ecco lì, sì, Angelo, eccolo ovviamente lì. qualche problemino di connessione Qualche c'è problema di stato. connessione, ma vedrai che arriverà anche la fibra da te tra poco. Allora, L'aspetto. noi abbiamo parlato di agenti immobiliari e la domanda è: ma secondo voi i clienti finali, ecco, parliamo dei clienti, sono pronti ad assecondare questo menu di servizio basato sul digitale? Io Chi farei parte? partire Edoardo in questo giro Edoardo, di sì. risposte, dai, che è quello che diciamo si interfaccia un po' di più con l'utenza finale Sì, rispetto forse a te, d'accordo. Patrick. Vai, vai. Mi sei staccato, mi sa. Aspetta, aspetta, vediamo un attimo. Sì, perfetto, scusami, Grazie, mi Edoardo. avevi staccato tu. Sì. Allora, mi collego solo un secondo al tema di prima della sfida tra agenzie e PropTech, e poi vado su quello che invece è l'utenza finale. Avete detto benissimo, le armi dalla ripartenza, agenzie e PropTech che volevano entrare nella disintermediazione giocheranno molto di più ad armi pari. A tutti gli effetti, come hai detto tu, una concorrenza di ritorno, secondo me.
Sapete chi ci perde in tutto questo? O meglio, chi ci guadagna? Ci guadagnano gli agenti per un semplice motivo, perché secondo me il disintermediato delle transazioni tra privati ne avrà qualche difficoltà. Banalmente, noi lo stiamo vedendo con la nostra tecnologia. La nostra tecnologia, quella di realistico, delle visite virtuali, non è accessibile al privato, cioè noi non vendiamo il servizio al privato. Che un privato sia in grado da solo di dotarsi di visita virtuale, banalmente, è una cosa un po' più complicata. Ci può arrivare, perché in qualche modo ci arriva ad averlo, però fa molta più fatica. E in questo momento in cui la sicurezza, l'intero processo di promozione e poi di gestione, diciamo così, della transazione è ancora più delicato, no? In questa fase in cui ci ritroveremo, il ricorso al professionista, quindi all'agenzia immobiliare o alla PropTech nell'altro caso, sarà quasi forzato. Io mi aspetto, poi magari sono un po' ottimista, ma mi aspetto una riduzione del transato non intermediato, perché sarà più necessario ancora di prima ricorrere a servizi professionali, quindi a ciò che il professionista può dare o ciò che la struttura può dare. Dico questo perché appunto l'utenza finale sarà la prima ad accorgersi che un processo di ricerca dell'immobile, piuttosto che di vendita, di messa in vendita del proprio immobile, richiederà questo tipo di strumenti, richiederà questo livello digitale. Allora, alcuni di loro magari sono smart e potrebbero essere in grado con mille soluzioni di farseli da soli, ma la maggior parte può vedere una visita virtuale ma non la può creare, può magari diciamo, utilizzare degli strumenti di valutazione ma non li sa usare bene quanto un professionista e via così, piuttosto che tutto ciò che è il mondo del marketing immobiliare automatizzato dai CRM. E quindi in questo senso c'è una bella palla da giocare per i professionisti, secondo me, perché la ripartenza ci metterà davanti a uno scenario in cui, per carità, i volumi saranno impattati, potrebbero essere impattati i prezzi, ma l'esperienza utente a cui diciamo, a che cercheranno gli utenti farà maggiormente leva sulla parte digitale e i professionisti possono dotarsi di tutta la tecnologia che serve per rispondere a questa esigenza. C'è Rossella Pippolo che dice: sarà difficile fare appuntamenti su case abitate. Sì, sicuramente, sicuramente, ma per due ragioni: per l'acquirente e per il venditore. Cioè, Chiaro. il venditore probabilmente non vorrà riprendere insomma, a subire il tour turistico dei potenziali acquirenti per casa, anche perché insomma dovrà garantirsi anche a livello di salute, identicamente anche il potenziale acquirente. Entrare oggi in una casa di sconosciuti magari avrà qualche perplessità in più, ci porteremo dietro questo problema per mesi, Sì. assolutamente. Il prossimo inverno sarà, come sappiamo, non saremo ancora protetti in nessun modo, quanto si è capito, quindi mettiamoci in condizione di sapere che il cliente venditore, nel momento in cui gli portiamo 3-4 persone nel giro di una settimana, anche solo a vedere casa sua, obiettivamente lui avrà la sensazione di essere esposto ad un pericolo. Quindi sarà necessario per l'agenzia applicare tutti gli strumenti disponibili per qualificare e filtrare a monte le potenziali visite. Allo stesso modo, il cliente acquirente, il turismo immobiliare rischia l'estinzione ed è una cosa, secondo me, Evviva, buona. evviva. Sento gli applausi. Era tanti anni che si cercava di debellarlo, ci voleva un virus, ci voleva una pandemia, Sì. però a tutti gli effetti il cliente acquirente, anche lui, prima di entrare in casa di perfetti sconosciuti, avrà tutte le sue remore. La gente deve essere quello che gli dimostra: guarda, se fossi da privato, dovresti andartela a visitare tutte quelle case. Invece, dato che stai lavorando con me, io sto lavorando insieme a te, sto lavorando per te nel portarti, nel trovare l'immobile che fa per te, che rispecchia le tue esigenze, avrai l'esposizione minima necessaria. Ti porterò solo sugli immobili veramente pensati e che possono rispettare le tue esigenze. Questo, secondo me, è veramente un modo che rimette in gioco le intermediazioni in un modo potentissimo e va sfruttata. Sì. Patrick, invece, dal tuo punto di vista, ma io penso che per quanto riguarda te, per l'applicazione che hai sviluppato, credo che i clienti finali, sì, insomma, ci entrano in contatto attraverso l'agente, ma sarebbero ben lieti, voglio dire, no? Sì, Di evitarsi l'ennesimo sopralluogo. assolutamente sì, infatti senza nessun conflitto di interesse, ma quello che posso consigliare a tutti è di utilizzare i virtual tour perché Non è sono che quello. stiamo lavorando per Edoardo, No, no, sono chiaro. quanti che rimandano a lui, abbiamo capito. Però è sicuramente qualcosa che sarà necessario ed è necessario in futuro. Sì. Per quanto riguarda noi, la nostra attività in agent pricing, non. Impattiamo sul cliente finale, ma lo facciamo in tempi di non coronavirus tanto quanto adesso, nel senso che rimane importante a nostro parere quella di avere una presentazione quanto più professionale possibile.
mi posso ricollegare a quello che diceva Edoardo, che sicuramente ci sarà nuovamente un'opportunità di distanziarsi da quelli che sono le tecnologie e tutti i sistemi a cui possono accedere i clienti privati e tutti quelli invece riservati alle agenzie. Laddove le agenzie adottano dei sistemi che possono migliorarne la professionalità e distinguersi sul mercato, nuovamente collegandomi a Edoardo, c'è un'ottima opportunità in gioco in questo momento. Quindi noi impattiamo su quel punto di vista. Certo. Invece Angelo, anche tu, impatto indiretto, ma secondo te la signora Maria, ecco, la casalinga di Voghera, ecco, diciamo, asseconderà, sarà più facile per lei Secondo me sì, accettare, ecco. perché noi è vero che il nostro core business è realizzare software CRM per le agenzie immobiliari, però abbiamo tutta una serie di servizi collegati e correlati che vanno sulla parte web, sul marketing, quindi dalla realizzazione di siti internet a proprio la gestione delle landing page e così via. Quindi abbiamo un po' il polso della situazione anche di quelli che sono i volumi di traffico, di visualizzazione e di cambio un po' delle esigenze dei clienti. Come dicevo prima, alla fine ci si può riallacciare al fatto che la tecnologia sta entrando nella zona di comfort delle persone. Quindi sono abituate perché è un requisito sine qua non per raggiungere l'obiettivo, quindi non ne puoi fare a meno da questo punto di vista, perché non potendoti recare fisicamente nell'agenzia o non potendoti recare fisicamente dal privato, qualora uno non volesse avvalersi dell'agenzia per acquistare casa, vada a cercare informazione a ottenere tramite tecnologia, informazione non come mero annuncio, ma proprio informazione a 360 gradi, quindi tutto quanto il workflow operativo di quello che può essere un processo di selezione o di vendita, insomma, Sì, di sì, sì. un'abitazione. E tra l'altro, senza entrare, diciamo, in visioni complottistiche, comunque effettivamente quello che diceva Edoardo, il fatto che saranno penalizzati i privati, ma io dico in più che saranno penalizzati anche gli abusivi, sono penalizzati, diciamo, da questa situazione tutte quelle attività, virgolettate, che lavoravano in nero piuttosto che quindi l'unico metodo per spostare soldi al fine di pagare questi servizi in nero abusivamente e così via, era incontrarsi vis-à-vis di persona. Adesso qualsiasi erogazione di servizio chiaramente implica un metodo di pagamento tracciato tramite un bonifico, un POS o quello che sia. Quindi di conseguenza le persone si stanno abituando ad acquistare online, a farsi recapitare la spesa a casa piuttosto che diciamo a contornarsi i professionisti a 360 gradi. Se prima erano abituati soltanto gli imprenditori, perché ho il commercialista, perché ho l'avvocato, perché ho il consulente e così via, adesso anche le persone comuni che prima, diciamo, si arrangiavano, tra virgolette, non vedevano bene sempre la necessità di doversi rivolgere a un professionista, si stanno abituando che c'è un'azienda, c'è un professionista per ogni mia esigenza da soddisfare. Quindi mi serve casa, automatico, agente immobiliare. Sarà sempre di più. Poi chiaramente ci sarà una piccola nicchia che cerca sempre di non rivolgersi alle agenzie, però se appunto gli agenti immobiliari digitalizzandosi, mettendosi in competizione con le agenzie digitali, chiamiamolo così, utilizzassero questo periodo sfruttando campagne propositive, facendo capire che sono al fianco della clientela e supportandoli, appunto come diceva anche Patrick, garantendo tutta una serie di ambiti di sicurezza, sicuramente ne possono trarre giovamento. Angelo, allora, Jestim è sicuramente una tra le soluzioni, e non sono azionista ancora di Jestim, conferma? No, assolutamente lo Ok, ancora, perfetto. Non ancora. ancora, ho detto ancora perché lascio aperte, voglio dire, le porte, il futuro non si sa, ecco, ma vale per tutti. Allora, è una delle soluzioni più complete e interessanti per la gestione del lavoro dell'agente immobiliare. Tra le mille funzionalità che ha, ce n'è una forse, non so se è minore o è percepita come tale, che è la possibilità anche di utilizzare il sistema per veicolare messaggi SMS. Sì. Vorrei spezzare una lancia a favore dell'SMS che anche io davo per defunto, no? Già da mesi, invece sto, insomma, sto riqualificando. Perché? Perché in questi giorni mi stanno arrivando su WhatsApp i cosiddetti messaggi broadcast, quelli insomma che vendesi bilocale a Taormina a tutta la lista, no? Ok, e ci sono anch'io in mezzo. E caspita, dico, questo non è comunicazione, questo è uno spam selvaggio. Mi arrabbio quando mi mandano che so io, c'è un nuovo progetto di crowdfunding, investi adesso, sparato a tutti, no? E quindi dico, aspetta, perché non qualificare meglio
la comunicazione in questo caso, quindi utilizzare l'SMS che sicuramente è uno strumento intanto da sicurezza di consegna. È preso in esame psicologicamente perché ormai, voglio dire, gli SMS da chi arrivano? Dalla banca o Sì, dalle dal grandi centro aziende. medico che ti dà conferma di una visita. E quindi, insomma, ci racconti veramente in 2 minuti questa opportunità? Velocissimo in 2 minuti, anche perché se lo volete approfondire basta che andate sulla nostra pagina Facebook Gestim. Abbiamo fatto un webinar settimana scorsa proprio che parla di SMS e landing page, quindi là potete vedere un po' tutte le sfaccettature. Allora, l'SMS io dico sempre che è una forma di marketing interruttivo, a differenza delle mail che in questo momento dei WhatsApp te ne stanno arrivando a quintali. Sì. Gli SMS nel momento in cui ti arriva comunque il telefono difficilmente hai notifiche disattivate, quindi una vibrazione, una lucetta, un qualcosa accade, quindi subito ci dai l'attenzione. Poi c'è appunto da dire che proprio in questo periodo l'unico metodo di collegamento tra le aziende e i clienti, ovvero per chi lavora nel B2C, era proprio quella di mandare mail, vagonate, quintali di mail che spesso e volentieri anche chi utilizza Gmail finiscono nella parte delle promozioni. Vero. L'SMS si è ridotto tantissimo il traffico perché chi li usava? Giustamente, come hai detto tu, le banche, i centri medici e così via, ma pensate anche a tutte quelle attività che ti mandavano un SMS per dire vieni in negozio e c'è la promozione, quindi cito nomi così a caso, Media World, Combipel e così via per intenderci, no? Però la chiamata d'azione era CTA, era vieni in negozio. L'SMS ha un costo, quindi deve essere organizzato e gestito e appunto se uno utilizza una piattaforma, al di là di Gestim esistono anche piattaforme di SMS marketing, però io utilizzo un sistema integrato come il nostro che ha la possibilità di classificare e segmentare i clienti, a quel punto può fare delle campagne di SMS marketing mirato e misurabile per sapere SMS non che sia arrivato o meno, perché quello è garantito, ma quante volte è stato aperto, in che arco della giornata, da chi, quali schede immobili sono state magari visionate, se si è mandato una landing contenente immobili e tutto. E questo fa misurare tanto anche un altro aspetto importante, ovvero il cambio dell'esigenza immobiliare, perché penso che questo sia un tema di cui bisogna parlare in quanto la richiesta da parte dei clienti sta subendo sicuramente un cambio drastico. Oggi le persone stanno scoprendo le loro abitazioni, si stanno rendendo conto, il primo Edoardo che si rende conto che ha bisogno di una stanza in più per uno studio in più perché adesso la moglie l'ha sfrattato, L'hai detto, attenzione, vorrei agente immobiliare Edoardo Ribichesu, che a vive a Torino ha Torino, bisogno di una ha casa più bisogno di una casa grande, più grande, esatto. quindi ecco. Oppure per Adesso esempio chi ha sarò. bisogno di un giardino, un terrazzo, quindi secondo me adesso c'è da fare una grandissima azione mirata di follow-up su tutti quelli che sono i clienti con richieste attive e non comunque con cui ci si era messi in contatto negli ultimi 6-8 mesi per dire guardi, a breve ripartiremo, comunque noi siamo sempre stati operativi, lo siamo ancora, se vuole ci possiamo mettere in contatto con lei, volevo sapere, è ancora alla ricerca di questa soluzione abitativa o nel frattempo ci ha ripensato, vorrebbe qualcosa di più interessante magari col giardino, eccetera. Quindi andiamo a solleticare quella che è l'esigenza che adesso effettivamente hanno scoperto perché vivono le case. Prima la casa era per noi, o almeno parlo per esperienza personale, il punto di passaggio per pernottare e anche magari nel weekend stai in famiglia, però che fai? Esci da casa, vai in giro, Certo, cinema e così via, no? no, verissimo, verissimo. Allora, siccome si stanno accumulando un po' di domande, ovviamente per chi? Per Edoardo, no? Però le voglio gestire poi semplificandole un attimo. Volevo invece, prima di fare una domanda specifica a Patrick, rispondere a Rossella Pipolo che chiede se gli acquirenti in questo momento sono spaventati. Ma allora, se per spavento intendi, ti dico la mia, poi insomma, non ho la verità in tasca, ma un po' di sentiment si registra. Se tu parli di acquirenti che hanno già un progetto immobiliare che partiva a dicembre, sicuramente questi in qualche modo definiranno, no? Quest'operazione. Se parli di acquirenti nuovi, sicuramente avranno un minimo di ritrosia, no? Un minimo di prudenza anche nell'affrontare la visita fisica in una casa. E la persona che magari pensava di avvicinarsi all'investimento immobiliare, magari si metterà alla finestra da maggio, un paio di mesi, capire un po', che aria tira, se il mercato dell'offerta sarà ancora più ricco, capire un po' che direzione prenderà il mercato. Quindi io direi più che di
spavento, parlerei di prudenza e di riflessione. Qualcuno sicuramente sì. La notizia invece è che tu devi concentrarti sui clienti che sono veramente motivati all'acquisto. Quindi chi ha già in animo un progetto, no, di acquisto di casa sono quelli poi di fatto i clienti sui quali andare a lavorare. Patrick, allora io so che tu, l'abbiamo anche annunciato in passato, hai lanciato una bella iniziativa per l'agente immobiliare, cioè la possibilità di avere una landing page, quindi una pagina di atterraggio dove catturare l'interesse alla valutazione dell'immobile da parte del cliente venditore. Insomma, passami il termine, un po' una contromisura rispetto alla generazione di lead massiva fatta dai portali. Una contromisura che gli agenti immobiliari, voglio dire, hanno apprezzato e insomma stanno adottando in modo importante. Come sta andando? Allora, sta andando molto bene, in realtà molto meglio di quanto ci potessimo aspettare. Dopo le Ok. prime 2 settimane circa che eravamo tutti chiusi in casa, ci siamo chiesti che cosa avremmo potuto fare per aiutare i nostri clienti a rimanere attivi anche in questa fase, nella quale magari l'acquisizione non si può fare di persona, quindi magari il reportage and pricing veniva un po' più difficile utilizzarlo col cliente venditore. Sappiamo di qualcuno che ha comunque fatto acquisizione a distanza, ma era un po' più difficile e quindi abbiamo realizzato questo piccolo prodotto collegato ad Agent Pricing che abbiamo deciso di regalare a tutti gli agenti che avessero un abbonamento Agent Pricing o chi sta facendo una prova in questo periodo, che ripeto è gratuita, e quindi hanno a disposizione anche questo servizio. È un servizio molto semplice, nel senso che crea una propria pagina personale, quindi con i propri dati personali, da utilizzare per acquisire contatti di potenziali venditori che si stanno chiedendo quanto vale casa propria per metterla in vendita. Ora, questa domanda se la fanno decine di migliaia di persone ogni mese in Italia, dati di Google, le ricerche che vengono fatte su Google. E purtroppo ci siamo accorti che la risposta più frequente era scoprilo con una valutazione automatica in meno di 10 secondi, meno di 1 minuto, meno di 2 minuti. In tutto questo, quello che mancava era qualcuno che dicesse scoprilo con un'agenzia immobiliare. Cioè, chiedi quanto vale casa tua a un'agenzia immobiliare. Per questo abbiamo fatto sì che ogni pagina generata riporti il messaggio: noi non facciamo valutazioni automatiche, ma c'è un professionista che te la farà. Ha avuto un successone perché abbiamo avuto più di 1.000 agenti immobiliari che l'hanno attivato in questi primi 20 giorni. Sono già stati generati 900 lead di potenziali clienti, cioè persone che vogliono valutare casa e hanno preferito l'agente immobiliare rispetto a un software automatico. E di questi agenti immobiliari abbiamo anche qualche caso estremamente interessante che in questi giorni possiamo considerare di successo, vista la situazione particolare in cui siamo. In particolare, grazie della slide, abbiamo Sì. riportato due esempi. Max Russo, che in tanti conoscono, è stato uno dei primi a generare la pagina, ha creato una campagna su Facebook e il giorno dopo mi ha mandato una mail segnalandomi che aveva già fatto il primo report di valutazione a un cliente a distanza, quindi una persona mai incontrata prima, con la quale probabilmente si rincontrerà dopo il lockdown per acquisire l'incarico. Ieri, cercando dei feedback, ho invece sentito, la mia collega ha sentito Massimo Antifora, che addirittura lui, impostando meglio il lavoro, quindi inviando le mail a tutti i suoi clienti passati, quindi follow-up sui suoi clienti, facendo delle campagne sia su Facebook che su Google, ma comunque utilizzando questo link che gli abbiamo creato, ha generato addirittura 17 valutazioni, quindi 17 clienti che gli hanno richiesto una valutazione, e 3 di queste si sono già trasformati in persone che gli vogliono dare l'incarico non appena possibile firmarglielo. Quindi molto soddisfatti, siamo felici che stia passando il messaggio che la valutazione immobiliare è un qualcosa di molto importante, i software non si possono sostituire a un professionista, e lo dice una persona che gestisce un'azienda che fa un software di valutazione, ma ci tengo a chiarire sempre, noi facciamo valutazioni per aiutare gli agenti immobiliari, sono loro poi che devono metterla a posto e presentarla al cliente. Buona notizia è che tantissime persone hanno scelto di affidarsi a chi gli farà una valutazione professionale rispetto a un software automatico. Quindi Bene, questa è la allora, bravo, strada che abbiamo intrapreso. bravissimi, bravissimi, complimenti davvero, che so che l'avete messo in piedi peraltro in pochissimi giorni. Sì, questo Quindi, complimenti allo staff, in una sì, settimana hanno fatto certo, tutto. sono bravi, bravi. Allora, invito che vi faccio è di postare nella chat, appena vi è possibile, o farlo postare dai vostri
colleghi che magari sono già, stanno seguendo questa live, i link per accedere eventualmente al servizio, Patrick, così almeno, Assolutamente, insomma, volentieri. questa è l'occasione. Non lo dico ovviamente realistico perché, insomma, Si è si è già pensato da mezz'ora sono mosse fa, più si sta velocemente della luce, questo della è visto anch'io. luce, della luce e via. Allora, invece Angelo, tu hai un po' di attività fatte a favore degli agenti e anche qualche iniziativa che insomma è in corso di Sì. promozione. Sì, noi stiamo lavorando tantissimo, non solo su quello che è la formazione fatta per tutti i gruppi nostri clienti, tutti quelli che ce ne stanno facendo richiesta, ma anche e soprattutto per tutti i clienti singoli tramite appunto delle live che facciamo tramite Facebook, di cui una appunto è stata effettuata settimana scorsa e un'altra ci sarà proprio domani alle Ecco, allora 15:30. aspetta che oscuro un attimo Edoardo e faccio entrare questa. Tu vai pure a Sì, raccontarla. Allora, praticamente sì. domani appunto alle 15:30 ci sarà una seconda puntata live su Facebook dove appunto a differenza della prima dove abbiamo parlato in questo caso di promozione SMS come dicevo prima, landing page, presenza online tramite il proprio sito web, il tutto chiaramente applicabile sia alle nostre soluzioni, ai nostri servizi, ma anche a chi non è cliente che magari utilizza altri prodotti, comunque può trovare degli spunti interessanti. Domani invece parleremo un po' più nello specifico proprio di gesting, tutta una serie di funzionalità spesso e volentieri non dico nascoste, ma sottostimate, sottoutilizzate da parte dei clienti e che possono rivelarsi invece in questo momento un valido alleato per quello che concerne la riorganizzazione aziendale per efficientare e quindi aumentare poi l'efficacia delle azioni direttamente sui Ok, clienti. quindi domani 15:30 dove devono Sulla nostra iscriversi o pagina sulla Facebook, fanpage? no, no, sulla fanpage Ok, di sulla fanpage, Gestim. Se mettete un mi piace, vi arriva subito la notifica appena saremo online in diretta. E poi invece, perfetto. proprio di iniziative, un'altra che vorrei comunicare che è dedicata non solo ai nostri clienti, ma a tutti, è raggiungibile a questo indirizzo, land.gestim.it COVID-19, poi lo condividerò in chat, nei commenti, è un'iniziativa esclusiva. Che vuol dire? Che noi siamo sempre stati un'azienda che sviluppa soluzioni dal gestionale fino appunto ai siti web e così via, tailor-made, diciamo un cucite addosso a quelle che sono le esigenze dei clienti. Se oggi vedessimo ogni gestim non è uguale a un altro perché ognuno se lo può personalizzare come vuole e anche qui abbiamo pensato per quanto concerne i nostri clienti di offrire una soluzione su misura, nel senso contattateci, diteci quali sono le vostre esigenze, vogliamo ascoltare ognuno di voi e trovare insieme una soluzione per venirvi in aiuto in quello che può essere magari la necessità magari di aumento di visibilità, di aumento delle prestazioni di efficienza del sistema, della formazione dell'agenzia e così. Quindi meramente dagli sconti per i nuovi clienti agli upgrade di versione per chi è già cliente fino ad avere appunto a messa in campo di tutta una serie di soluzioni ad hoc personalizzate per i nostri clienti sulla base di quelle che sono effettive necessità, tenendo chiaramente d'occhio anche la parte economica, perché comunque stiamo facendo anche noi stessi degli sforzi in questo periodo, per esempio c'è la possibilità di acquistare gli SMS a prezzo scontato e non solo, appunto anche di dotarsi di nuovi siti internet e tutto, sempre tutto a prezzo scontato, proprio per supportare tutti gli agenti immobiliari tramite quello che chiaramente possiamo riuscire a dare direttamente tramite i nostri servizi. Ok. C'è Paolo Managò che ci saluta. Siete i Fantastici Salutiamo. Quattro, caspita. Sì, assolutamente. È vero, hai ragione, Paolo, hai ragione. Allora, Angelo, tutto chiaro? Anche per te il link sarà una cosa utile, come detto, per insomma, farti trovare. Allora, Edoardo, dobbiamo adesso concentrarci un attimo su di te e su una domanda specifica, prima di entrare nella parte tecnica, ci chiedono, ma il Virtual Tour può aumentare anche la collaborazione fra agenti immobiliari? Beh, considerando che non sono rari i casi di open house virtuali fatti per gli agenti, direi di sì. Edoardo, cosa dici? Assolutamente sì, sia tra, diciamo, nella classica situazione di collaborazione, in questo momento, appunto, come hai detto tu, nell'open house virtuale, ho visto agenzie, diciamo così, virtuose in questi giorni
mettersi in gioco appunto creando dei veri e propri open house virtuali dove magari utilizzando Zoom o altre piattaforme utilizzavano in contemporanea le informazioni dell'annuncio, un set di fotografie o una visita virtuale ovviamente quando disponibile, il proprietario collegato magari che risiede nell'immobile che quindi al volo può far vedere dei dettagli su richiesta dei potenziali acquirenti. E la cosa che mi ha fatto molto sorridere, ve lo raccontavo anche prima nel fuori onda, è stato vedere i potenziali acquirenti, perché poi queste sessioni venivano, alcune sono state pubblicate via live di Facebook, vedere gli acquirenti seduti nel loro soggiorno con il taccuino in mano, che prendevano appunti e si segnavano tutto quello che la gente, gli agenti, i loro collaboratori dicevano durante queste open house. Bellissima, 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 diciamo, dimostrazione del funzionamento di queste modalità. E nella collaborazione tra agenti. Allora, noi abbiamo traccia del fatto che nella collaborazione avveniste già prima, anche solo per, come dire, per documentare l'incarico a un collega distante o a un collega della stessa agenzia che però non aveva avuto modo di andare sull'immobile. In queste settimane ci sta anche arrivando traccia di cli nostri clienti che girano il link della visita virtuale a chi? Ai periti valutatori. Diverse strutture in questo momento hanno bloccato i sopralluoghi e hanno convertito in ispezioni desk, quindi da scrivania, tutto quello che era possibile convertire. Alcuni hanno interrotto e quindi hanno stoppato le perizie, altri le hanno convertite a desk e i nostri clienti hanno come dire, quell'elemento in più nel poter girare la visita virtuale con un semplice link al valutatore e dargli una mano, diciamo così. Quindi anche la collaborazione. Agente immobiliare, perito valutatore, quindi facilitazione poi per quella che sarà il processo successivo, beneficia del fatto che l'agenzia si sia dotata di queste tecnologie Ecco, e mi scusami. permette di non stare ferma, questo è importante. Ok, allora, scusa una domanda, questo è un aspetto interessante. Quindi stiamo parlando di periti per la valutazione dell'immobile finalizzato al mutuo, giusto? Esattamente, magari erano anche Quindi, semplicemente, come ok. dire, pratiche che erano iniziate prima del lockdown e che poi in pieno lockdown. I grandi istituti che si occupano di perizia hanno dato, la maggior parte ha dato il fermo ai sopralluoghi e ha detto o fate sopralluoghi dopo il lockdown oppure le convertite a valutazioni desk, valutazioni da Caspita, scrivania. ma questa è una notizia incredibile perché Questo il problema, sì, il problema diktat è nasceva dal stato dato fatto, diverso. scusa, ok, il Prego, prego. problema nasceva dal fatto che ci si poneva la domanda chi potesse in qualche modo dare certezza che ciò che riproduceva il virtual tour fosse poi di fatto realistico, ecco. No, ma allora qui restano ovviamente poi tutti quei quesiti relativi alle misurazioni, agli altri temi che la visita virtuale non riesce ancora al giorno d'oggi a coprire. Però, anche solo per, diciamo così, per documentare meglio quella che diventa un'ispezione fatta da scrivania, che magari permette comunque alla pratica di avanzare nella maggior parte dei casi, in alcuni non le permetterà di avanzare, ci vorrà poi il sopralluogo fisico. Però in alcune casistiche permette al processo di proseguire. Questo vuol dire non stare fermi, non perdere preziose settimane per quelle, diciamo così, quelle negoziazioni, quelle trattative, quelle compravendite che erano già partite prima o che comunque si sono generate magari durante il lockdown. Sappiamo, sono poche, ma ce ne sono state. Quindi sapere che questo tipo di collaborazioni tra agenti e tra agenti e altri professionisti. A noi fa veramente molto piacere perché vuol dire che la nostra tecnologia in qualche modo serve a non fermare le persone, no? A non fermare il business e ci rende molto orgogliosi. No, assolutamente. Allora, voglio stare nei tempi, siamo a 50 minuti di connessione, ma c'è una domanda che qua casca a fagiolo di Fabrizio Gibertini che chiede: ma per creare un virtual tour bisogna recarsi necessariamente nell'immobile o si può realizzare a distanza? Cioè, questo l'hai assunto tu per essere Sì, presente oggi. assolutamente, l'abbiamo Perché poi contattato prima della live. chiede anche, si può creare un virtual anche da foto scattate con fotocamera normale e non 360? Insomma, allora, È un amico mio in è un amico realtà. tuo. Allora, ascolta, mentre tu racconti quello che state facendo con Plan 360, oscuro un secondo Patrick, non me ne volere, Non ti così preoccupare, ci faccio, ok, mancherebbe. così faccio entrare, mentre tu racconta che intanto faccio andare questo video silenzioso. Rispondo nel frattempo alla domanda, appunto, raccontandovi questo. Anche noi, durante le prime fasi del lockdown, abbiamo cominciato a pensare a quello che avremmo potuto realizzare per permettere alle agenzie che diventavano nostri clienti in questo momento di avere comunque delle visite virtuali a supporto dei propri incarichi.
Plan 360 serve a questo, serve a generare una visita virtuale come questa, che è praticamente la planimetria dell'immobile, la sola planimetria, trasformata in visita virtuale, con la possibilità per il nostro cliente di inserire in quei punti di interesse, quei pallini azzurri che vedete, le fotografie originali dell'immobile, magari anche recuperate dal proprietario, fatte raccogliere dal proprietario e inserite poi dentro una visita. Vedete, sulle pareti vengono riportate anche le quote dell'immobile. E tutto questo l'abbiamo, siamo riusciti a metterlo a disposizione praticamente al costo poco più alto del costo di una normale planimetria commerciale, però avendo in realtà, dando in realtà a disposizione una vera e propria visita virtuale da poter utilizzare in appuntamenti gestiti con il cliente, appuntamenti virtuali da gestire con il cliente. Quindi sì, a tutti gli effetti ora si può generare una visita virtuale anche solo da planimetrie e fotografie, e averla a disposizione per gestire gli appuntamenti durante questo lockdown. Benissimo. Chiedevano anche se era possibile realizzare la planimetria sulla base di un disegno fatto con software tipo SketchUp. In realtà noi permettiamo di partire dalla semplice planimetria e appunto la convertiamo in un immobile, diciamo così, neutro. Avete visto le pareti bianche, il parquet sempre diciamo uguale, più neutro possibile, in modo da permettere all'utente che la vede di farsi un'idea degli spazi, dei volumi dell'immobile, e poi di utilizzare le fotografie inserite all'interno per documentare meglio lo stato di fatto dell'immobile. Questo fin quando non sarà possibile andare con una fotocamera 360 come quelle che noi mettiamo a disposizione e con la nostra app a realizzare una visita virtuale vera e propria fotografica dell'immobile. Benissimo, intanto si è aggiunto anche Massimiliano Russo. Sì, sei arrivato in ritardo, quindi ti dovrai rivedere questa live in modo integrale più tardi. Ok, Luca Modio, ciao anche a te. Ok. Allora, diciamo che abbiamo messo a punto un po' di questioni, facciamo un riassunto velocissimo. Allora, c'è una certa apertura anche dal mondo bancario per accettare il virtual tour per un'eventuale valutazione del bene finalizzata al rilascio del mutuo. In questi giorni stiamo raccogliendo esperienze relative a agenti immobiliari che non soltanto grazie al virtual e alla valutazione a distanza, Patrick, stanno diciamo raccogliendo incarichi di vendita, ma ci sono anche agenti immobiliari che riescono a far sottoscrivere proposte di acquisto di immobili mai visti con la visita fisica. Quindi qualcuno dirà: ah, è impossibile vendere la casa. Si sta verificando questo. Peraltro, qualcuno sosteneva che non fosse neanche legale, ma di fatto è possibile perché l'immobile si dice visto e piaciuto, non visitato e piaciuto. Questo, insomma, è parere di alcuni legali. Per cui è il momento di riscrivere un po' di regole. Quindi, anche se la casa, evidentemente, nella maggioranza dei casi ancora si acquisterà, presumibilmente dopo una visita fisica, non mancheranno i casi di acquisto fatto proprio come si acquistavano gli immobili su carta un tempo, quindi anche senza una visita fisica. La tecnologia può aiutare in questo, può aiutarci nella valutazione, nella visualizzazione dell'immobile. Con la firma digitale oggi è possibile davvero in poche ore mettere insieme clienti, no, da tutta Italia, raccogliendo le firme sul documento che è opponibile ai terzi, quindi insomma è possibile. Grazie al gestionale possiamo tenere veramente conto di tutte le attività fatte anche in termini di comunicazioni, gestione degli immobili e quant'altro. Insomma, non ci manca nulla per ripartire davvero, davvero alla grande. Molti agenti in realtà, bene, bene per loro, sono un grande esempio, non si sono mai fermati e noi speriamo che davvero siate tra questi. Io prima di chiudere lascerei lo spazio per un commento finale ai nostri ospiti, quindi non so se c'è qualche volontario che vuole fare una battuta in chiusura. Angelo, Ah, io vai. indicavo Patrick, che ce lo so Ah, io. va bene, Vabbè. allora. Vabbè,
Vabbè, da Meno male è Angelo. quello che ha parlato un pelino meno, però magari facciamo una battuta volante tutti Sì, quanti. Ma io guarda, assolutamente. ti ringrazio tantissimo perché è bello sempre ritrovarsi tutti quanti insieme, anche con amici di vecchia data con cui in questi periodi normalmente siamo in giro a riempire sale perché la primavera per noi è sempre ricca e densa di eventi. Purtroppo non stiamo riempiendo sale, ma stiamo riempiendo schermi, spero. E d'altronde a noi ci piace sempre, insomma, supportare non solo tecnologicamente, ma anche fisicamente un po' quelli che sono i nostri clienti, ma ormai amici più che altro. E quindi io rinnovo un po' il grazie a Gerardo, ma grazie anche a tutti gli agenti immobiliari che veramente in questo periodo non hanno tirato il freno a mano. E questo è un timore un po' di tutti gli operatori del settore, perché se si fermano gli agenti immobiliari si ferma tutto l'indotto, la filiera e così via. Ricordiamoci che chi più chi meno, dalla piccola agenzia fino ad arrivare alle grandi strutture, eccetera, fanno girare un po' l'economia d'Italia anche a livello di personale, eccetera. Quindi dipendono da quello che facciamo noi, voi e tutti gli agenti immobiliari, tante famiglie anche. Perciò cerchiamo di trovare un po' tutte le soluzioni possibili, compatibilmente con quella che è la situazione attuale, per non fermarci, anzi per spingere ancora di più sul momento e per venire incontro alle esigenze dei clienti, ovvero chi deve magari acquistare o vendere casa. Grazie, grazie Angelo. Patrick, tocca a te, diceva così, Mi unisco. anzi, io devo fare così adesso. Mi unisco ad Angelo e intanto appunto è un piacere essere qua insieme a voi perché appunto di solito ci vediamo di persona in questi giorni. Continuo con quello che diceva Angelo di assolutamente non fermarsi, ci troveremo a breve in un mercato nuovo, diverso. Sicuramente nessuno può sapere che cosa succederà dopo il lockdown, ho sentito previsioni di ogni genere, ma nessuno può sapere realmente che cosa succederà. Di certo ci sarà una grande differenza tra chi in questo momento si è mosso proattivamente, rispetto a chi invece magari è stato un pochettino più passivo. Quindi non vi fermate adesso, dai che manca poco, quindi a breve potremo berci di nuovo tutti quanti un caffè insieme. Ti Grazie, paghi tu. grazie Ti pago Patrick. io. Esatto. Edoardo. Beh, mi unisco anch'io, anche a me in questi giorni ci ho pensato anch'io ai nostri eventi in giro per l'Italia, proprio nel mese di aprile, maggio, giugno, sono proprio i momenti in cui normalmente c'è occasione sempre di trovarsi. Mi sto già aspettando un Sinergie 2020 rivisto, Gerardo, in chiave Guarda, tecnologica. guarda, no, scherzi a parte, ci sto seriamente pensando perché è difficile oggi immaginare di mettere 200-300 persone in uno spazio ristretto, per cui la valutazione di un evento digitale è già in corso d'essere, ecco. Lo immagino, però vedi, questo è spirito di adattamento, questo è spirito di adattamento magari mettendosi anche in testa un efficientamento da Sì. 300 persone in sala a 1000 persone magari in un evento digitale. Certo, certo. Nel piccolo, nel contesto magari più semplice, ma non semplice per niente, del lavoro No, no. dell'agenzia, questo è lo Sì. stesso spirito che ci vuole, cioè bisogna vedere queste situazioni di crisi. Ogni situazione di crisi è un'opportunità per molti, è un problema anche per molti, bisogna anche Sì. riconoscerlo, però le opportunità ci sono. Ci vuole spirito di adattamento per coglierlo e per metterlo in pratica e tutti ne possiamo portare a casa un efficientamento per il nostro lavoro e dei risultati magari migliori per il futuro. Quindi anche io mi unisco a questo incoraggiamento a tenere duro, manca pochissimo e tutti ne usciremo magari un po' cambiati, ma magari efficientati in quello che facciamo. No, no, assolutamente. Allora, intanto, beh, ringrazio voi per il contributo sempre fattivo che date alla categoria. Siete sempre guai se non ci foste, questo bisogna dirlo oggi. Meno male che ci siete, ecco. Qualcuno vi ha scoperto in questi giorni, ma voi siete lì ormai da anni. Allora, settimana prossima, ci sarà un altro live dove quasi sicuramente riuscirò a portare un parere legale anche sulla compravendita fatta online, perché c'è sempre Mirko Tagliavia che resta un po' dubbioso. Ti dico, Mirko, giusto avere dubbi, il momento però è magico per iscrivere le regole e fare cose che non si sono mai fatte, mentre tu stai nel dubbio, altri colleghi invece lo stanno già facendo. Quindi, insomma, ci vediamo settimana prossima con un live dedicato anche a questo. Insomma, sempre per portare valore aggiunto agli agenti e alla categoria. Un saluto a tutti, a presto. Grazie mille. Ciao. Ciao.